Match point, Micheli al servizio, 19-18, tie break. Riceve Scognamillo, poi l'attacco affidato a Lea Svetnitz, piazzato dove c'è però piazzata Gibertini, il contrattacco di Ciausceva, punto! E Soverato chiude, 20-18 e conquista il tie break e quindi due punti importanti. Esplode il Palascoppa, ma una grandissima partita. Coach Bruno Napolitano, sicuramente non era una partita per deboli di cuore oggi, quella della Palascoppa, un grande spettacolo, il pubblico si è divertito, 20-18 il tiebreak, arriva una vittoria al photo finish, ma una partita sicuramente difficile come era nelle aspettative, ma che il Soverato alla fine è riuscito a vincere soffrendo, come era successo in precedenti partite, ma onore anche al Sassuolo che ha disputato un'ottima gara. No, parto proprio da quest'ultima considerazione, perché questa è stata una partita vera, Questa è stata una partita, secondo me, di alto livello, con parecchie variazioni di gioco, soprattutto merito di un Sassuolo timonato da Pincerato che oggi ha saputo trovare le contromisure in una situazione in cui noi eravamo un po' padroni del campo da un punto di vista tattico. E lì è uscita fuori un po' la classe della palleggiatrice di esperienza che ha saputo in qualche misura cambiare quelle che erano i nostri punti di riferimento. Però devo anche dire che per l'ennesima volta ci tiriamo fuori da una grossa buca. Il quarto set è stato fortemente condizionato da una decisione arbitrale, perché quella palla del 14-11 era decisamente fuori, c'è stato un rosso. E al di là di quello, secondo me la partita è stata gestita male. Gestita male perché questa è stata una partita, come ho detto, vera, per cui necessitava un po' di attenzione in più da tutti, soprattutto dai direttori di gara. Mi dispiace dirlo, ma è così. Una vittoria che è pesante anche in chiave classifica alla luce della sconfitta di Pinerolo a Marignano, due punti guadagnati sulla seconda in classifica e domenica c'è lo scontro diretto. Ma sai, io come mio solito, come mia abitudine, non guardo la classifica nella misura in cui questo è, voglio dire, è una squadra che è partita da zero e secondo me continua partita dopo partita a tirare fuori qualcosa, sia da un punto di vista tecnico. Oggi è stata Laura Bortoli, secondo me, veramente sempre in partita, e se l'avessimo detto due mesi fa non ci avrebbe creduto nessuno. Ho visto Ciausceva fuori classe assoluta, e un po' tutte quante, mi limito a questi due nomi ma potrei citarle tutte, quindi da questo punto di vista qua, sai, io guardo al lavoro che faccio io e soprattutto il mio staff giorno dopo giorno. Poi è chiaro che qualcuno guarderà anche la classifica, ma a me sinceramente mi interessa molto poco. Io devo lavorare per far migliorare queste ragazze, ci sono giocatrici di talento in questa squadra, giocatrici che possono sicuramente venire fuori, quindi io dal mio punto di vista ho una grossa attenzione in quella direzione. Poi la classifica la lasciamo guardare ad altri.